Esistono molti autori che vengono normalmente messi in scena nel mondo da alcuni secoli ed esistono molti autori invece, naturalmente parliamo di classici, che producono nuove gemmazioni di scrittura. Il caso di Cervantes, come il caso di Shakespeare, è sicuramente un caso esemplare. Sono molte le riscritture del Don Chisciotte che sono nate nell'arco dei secoli a tutte le latitudini del pianeta. In questo caso noi ci troviamo di fronte a un Don Chisciotte contemporaneo. Il protagonista di questo sestetto di personaggi, di questo sestetto di attori, si chiama Michele Cervante e pretende di essere un discendente di Miguel de Cervantes. Lui cioè rivendica una discendenza di sogni, di pensieri, di capacità rivoluzionaria e ritiene di essere un discendente di Cervantes agganciandosi al transito di Cervantes avvenuto a Napoli nel 1575. Chi è Michele Cervante? È un ex professore universitario che ha vissuto dolenti e traumatiche situazioni familiari e sociali, se ne va in giro sul confine del barbonismo trascinando con sé alcune centinaia di libri e incontra, essendo egli stesso ormai uscito fuori dalla grammatica della logica, figuri che sono pronti, come lui, ad abbracciare una dimensione irrazionale della vita, una dimensione visionaria della vita. Insieme, naturalmente, vivranno molte avventure, penseranno ad una rivoluzione, ma questa rivoluzione è una rivoluzione pacifica con un originale appello alla riumanizzazione del mondo. È una figura che ci ricorda molto da vicino figure napoletane importanti e la figura napoletana alla quale penso in maniera molto specifica è naturalmente Gerardo Marotta, perché in definitiva il dramma dell'accumulo del sapere, il dramma di voler salvare gli avamposti della civiltà che sono i libri contro esigenze globalizzanti che invece hanno altri percorsi, altre priorità, altre precedenze, è sicuramente un paradigma forte per questo personaggio. Questo testo, dal punto di vista linguistico, è un testo con un quartetto di lingue. C'è un napoletano antico, un siciliano, un triestino e c'è un veneziano. Naturalmente, se il quartetto lo vogliamo estendere, possiamo aggiungerci serenamente l'italiano, che è una delle lingue guida che accompagna questo lavoro. Queste lingue, il napoletano, il siciliano, il veneziano, hanno avuto un lungo percorso nei secoli dentro il teatro. Quindi sono diventati strumenti sempre più raffinati con i quali è stato possibile creare sinfonie teatrali sempre più raffinate. Usare i cosiddetti dialetti, che sono in realtà lingue di scena, significa usare strumenti musicali, partiture, retaggi sinfonici che hanno avuto un grandissimo matrimonio con l'arte espressiva del teatro. Questo matrimonio ha generato grammatiche espressive, grammatiche gestuali, grammatiche fonetiche. D'altra parte la parola a teatro non si legge, si ascolta e dunque l'ascolto è un ascolto di carattere musicale, non è una lettura di carattere segnico. Per tutti questi motivi, naturalmente, la lingua napoletana costituisce sicuramente un parterre ricchissimo di soluzioni.